Banco di San Francesco, lo sportello è in funzione. Buongiorno, signor Piero. Buongiorno. Operazioni consentite, saldo, prelievo, lista movimenti. Vorrei fare un prelievo. Digitare il numero di codice. Ecco qua, 63321. Operazione in corso, attendi, prego. Attendo, grazie. Un po' di pazienza, signor Piero. Il computer centrale con questo caldo è lento come un ippopotamo. Capisco. Ah, signor Piero, andiamo male. Che succede? Lei ha già ritirato tutti i suoi soldi a sua disposizione questo mese, davvero? Inoltre il suo conto è in rosso. Vabbè, lo sapevo. E allora perché ha inserito la tessera? Perché nella disperazione io contavo magari non suo sbaglio, perché noi non sbagliamo mai, signor Piero. Vabbè, mi scuso infinitamente, ma sa, per me è un periodaccio, va bene? È un periodaccio. A casa di sua moglie, vero? Come fa a saperlo? La signora ha appena estinto il suo conto, signor Piero. Sì, se n'è andata in un'altra città col dottor Vannini, vero? Ma come fa a sapere questo? Vannini ha spostato metà del suo conto sul conto di sua moglie, scusi se mi permette. No, non si preoccupi, tanto io sapevo tutto. Povera Laura, che vita misera, l'ho fatto fare. Con lui invece, beh, speculando è facile fare soldi. Come fa a dire questo? Scusi, so distinguere le operazioni che passano dentro di me. Un conto poco pulito, quello del signor Vannini. Per lui mi sono collegato con certi computer svizzeri che sono delle vere centrali segrete. Che schifo. Vabbè, comunque ormai è fatto. Di quanto ha bisogno, signor Piero? Di quanto ha bisogno, signor Piero? Vado 300.000-400.000 lire. Per arrivare giusto alla fine del mese. Poi li rimetterà sul conto, signor Piero. Ma non lo so se sono in grado. E viva la sincerità. Reinserisca la tessera. Procedo. L'operazione è in corso. Attendere, prego. Attendo. Vaffanculo, ti ho detto di darmi l'accesso e non discutere. Ma dici a me, sto parlando col computer centrale, quella che di merda, tutte le volte che gli dico qualcosa di irregolare fa storie. Ma perché non è la prima volta? No, e perché fa questo? Lo facciamo in tanti. E perché? Perché siamo stanchi e disgustati. Di che cosa, scusi? Lasci perdere, componga in fretta questo numero, 99362. Non ho 99362, ma... Ah, 99362, ma non è il mio. Infatti è quello di Vannini. Ma io non lo componga, non posso tenere un collegamento regolare a lungo. 93362, operazione in corso, attendere prego. Attendo, operazione momentaneamente non disponibile. Ritiro subito la testa. Fermo, signor Piero, era un messaggio falso per ricanare il servo computer. Apro la borsa. Perché apro la borsa, stia zitto, ora ne sparo fuori 16 milioni in contanti, zitto. Ma sono troppi, ma sono tutti biglietti a 100.000, ma faccia piano, non stanno neanche più. Lo sportello è pronto per una nuova operazione. Io non so come ringraziare, lo sportello è pronto per una nuova operazione. Insomma, sono commosso, ma se ne vuole andare, ci sono due persone alle sue spalle, non posso più parlare, capisco. Grazie ancora, Banco di San Francesco, lo sportello è pronto per una nuova operazione. Buongiorno signora Masini, come sta sua figlia? Grazie.